Intanto, benvenuti. Mi mancate tantissimo in questi giorni in cui purtroppo non possiamo vederci, ma anche se non possiamo vederci, possiamo sicuramente pensare di fare lo stesso qualcosa insieme, anche se non siamo in classe. Oggi ho pensato a un'attività che sicuramente avremmo fatto a scuola con l'arrivo della primavera, perché vi sarete accorti sicuramente quali attenti osservatori voi siete, che l'inverno è andato via e quindi è arrivata la primavera. E la primavera porta i fiori sugli alberi, voi lo sapete, ne abbiamo parlato tante volte, porta le nuove piantine, i germogli, e quindi noi adesso andiamo a vedere come nasce realmente una piantina. Allora, cosa abbiamo fatto? Mi sono fatta aiutare dalla più piccola delle mie bambine e ho preparato, ho tagliato due bottiglie di plastica di acqua, fatelo assolutamente con l'aiuto dei vostri genitori, mai da soli, perché questa parte può diventare anche tagliente, vi potete far male. Ho fatto preparare due occhietti, un nasino e una boccuccia, ovviamente come volete voi, la mia bimba le ha fatte così, ma voi siete liberi di farli come volete, e ho preparato queste due faccine da semi. Vi piace? Faccine da semi? Ho preparato poi un po' di terra, chiedete ai vostri genitori se potete usarla, magari se ne avete dal giardino, se ne avanza, ve la fate dare, beh, pochina, non ne serve moltissimo. Ho riempito un po' più della metà e poi ho comprato, ho trovato solo del prezzemolo e del basilico, ma voi siete liberi naturalmente di scegliere di seminare ciò che volete. Potete seminare anche dei fiori, siete liberi di scegliere quello che più vi piace. A me servivano le erbe aromatiche per far da mangiare, perché sapete che a me piace tanto fare da mangiare, e allora ho deciso di prendere prezzemolo e basilico. Una volta che avete aperto la vostra bustina, guardate un po', bimbi, apriamo anche con le manine, tanto poi le laverete. Aprite bene la vostra terra e prendete questi bellissimi semini, guardate un po' che piccoli che sono, e andate a seminare bene bene nella vostra terra. Riempiamo tutti i vasetti, cioè tutto il vasetto, scusate, tutta la parte dove c'è la terra. Naturalmente potete farne anche due di vasetti con lo stesso semino, e poi andiamo a ricoprire. Fate attenzione nel fare questa operazione a non sporcare tutto la mamma, che se no poi la mamma quando mi vede mi sgrida sicuramente. Andate a riempire un po', non tantissimo, questo vasetto. E poi, bimbi, ricordate cosa abbiamo detto un po' di tempo fa? Cosa serve ad una pianta o a un fiore per crescere? Serve intanto la luce, che il sole che lo scalderà. Serve la terra che proteggerà la sua crescita e serve naturalmente, sì, un po' d'acqua. Non esagerate con l'acqua, perché altrimenti la pianta poi annega, perché ce n'è un po' troppa. Quindi ne mettiamo un pochino. Quando avrete fatto questa operazione, magari andate a mettere ancora un po' di terra sopra e andate un pochino a schiacciare perché il semino possa abituarsi bene alla sua nuova casetta. Ok? Dopodiché potrete ancora ribagnare un pochino. Questa operazione dell'acqua, bimbi, va fatta almeno magari un giorno sì e un giorno no, perché altrimenti la pianta non si nutre. Quindi prendete questo impegno, un giorno sì e uno no, potete andare a bagnare con un po' d'acqua la vostra faccina da semi. Adesso ovviamente lo stiamo appena facendo, quindi questa cosa è all'inizio, per cui i risultati sicuramente adesso non li vedrete, ci vorranno un po' di giorni, magari anche 2 settimane, speriamo meno, così almeno il risultato lo vedete subito. Tra
qualche giorno vedrete da questa piantina, da questa parte di terra, scusate, vedrete le piccole piantine che iniziano a spuntare, perché la nostra piantina ha iniziato a vivere e quindi noi dovremo curarla, per cui il sole la mettiamo in una posizione dove c'è tanta luce, magari non esposta tanto tanto diretta perché sennò brucia, anche se il sole non è ancora caldissimo, però la luce è necessaria assolutamente per la vita della pianta, quindi illuminata, bagnata perché l'acqua è il suo nutrimento e soprattutto protetta dalla terra, che è la sua casetta in questo momento. Dopodiché io adesso le vado a sistemare, vi faccio vedere poi dove, e le terrò sul mio terrazzo. Voi mi farete vedere, poi mi manderete le vostre foto, se siete riusciti a fare questa cosa insieme alla mamma, insieme al papà o con chi può darvi una mano. Mi manderete le foto con il vostro risultato, anche solo di una piantina, va benissimo, non dovete farne due per forza, io ne ho fatte due. Ma voi potete fare quelle che volete. Dopodiché mi farete vedere come sono diventate e come se sono cresciute, come sono cresciute. Io adesso queste le metto in questa cassettina che terrò qua fuori. Ah, dimenticavo. Ho deciso, per non dimenticare la piantina che ho seminato, ho fatto così. Faccio così, prendo uno stecchino di quelli da fare gli spiedini quando fate una buona grigliata. La metto attaccata con un pezzo di scotch all'immagine del prezzemolo, si vede, e la infilo nella piantina, nel vasetto, scusate, dove ho seminato le mie piantine di prezzemolo, perché altrimenti poi quando saranno grandi sicuramente le riconoscerò, però per il momento, fin quando ancora non sono tanto grandi, ho bisogno di capire qual è il prezzemolo e qual è il basilico. E quindi questo sarà il mio risultato. Allora, bambini, io vi saluto. Tra qualche giorno vi farò vedere se queste piantine sono nate, come saranno piccoline le foglioline. Fate lo stesso anche voi e spero di vedere i vostri risultati molto presto. Per intanto vi mando un abbraccio grande, un bacio ancora più grande e spero davvero di vedervi presto, presto, presto. Andrà tutto bene, bambini, voi lo sapete, contiamo di vederci molto presto e alla prossima!